di 54 di InStreet e oggi voglio raccontarvi come realizzare dei cordoncini di dubbing con un attrezzo molto particolare. Questo è un blocco di legno, si chiama Clark Dubbing Block. Non è qualcosa inventato oggi, ma ha una storia dietro molto importante perché è legata a un personaggio storico della pesca mosca americana. Si chiama James Leasing. Questo blocco fu descritto in un libro che parla delle tecniche di costruzione e di pesca con le mosche flinf, che furono ideate da Leasering già negli anni 40, e fu descritto come metodo alternativo per realizzare questi cordoncini rispetto al metodo originale di Leasering. Leasering utilizzava la propria gamba, i pantaloni, per realizzare i cordoncini in dubbing utilizzando seta naturale e peli naturali. Un amico di Leasering e di Pete Heidi, che fu l'autore del libro, realizzò questo blocchetto di legno semplicemente per permettere a tutti di poter realizzare gli stessi cordoncini in una maniera molto più semplice e immediata. L'utilizzo principale era per realizzare il corpo in dubbing, unendo seta naturale e pelo naturale, facendo in modo che la seta rimanesse visibile, quindi traslucida, all'interno del corpo stesso. Ciò non toglie che oggi possiamo benissimo variare i materiali, usare filati più moderni, ad esempio unendo anche peli di diverso tipo e eventualmente dei materiali sintetici uniti allo stesso dubbing, quindi possiamo giocare e realizzare dei cordoncini per gli usi più svariati, per ninfe, per sommerse o persino per mosche secche. La cosa interessante di questo attrezzo è che ci permette di realizzare il cordoncino sia per poter essere utilizzato immediatamente, quindi lo possiamo realizzare e poi utilizzare subito sulla mosca, oppure possiamo decidere di realizzare alcuni cordoncini e tenerli pronti in una cartina come questa. Quindi questi sono cartoncini che ci prepariamo in anticipo, decidiamo i vari colori di filati di sete, i vari tipi di peli che vogliamo utilizzare e semplicemente li teniamo pronti all'uso e possiamo realizzarne di qualsiasi tipo e in qualsiasi misura. Se ora mi seguite, vi mostrerò come utilizzare questo blocchetto di legno e vi faccio vedere i vari passaggi per la realizzazione di un cordoncino in dubbing, con tutte e due le tecniche, sia utilizzando la tecnica classica che utilizzando dei materiali un po' più moderni. Ora andiamo a vedere la realizzazione del cordoncino con il metodo classico che utilizzava James Leasering. Per realizzare questo cordoncino utilizziamo seta naturale e possiamo scegliere il colore che vogliamo che si percepisca sotto al corpo, quindi quando il corpo sarà finito sulla nostra mosca sommersa o sulla ninfa. Quindi seta naturale importantissima perché la seta è traslucida e utilizziamo pelo naturale. In questo caso andiamo a utilizzare pelo di opossum australiano, il sottopelo, che è molto morbido. Prendiamo questa seta rossa, utilizziamo cera. La cera è un elemento importantissimo perché è quello che permette al pelo di rimanere attaccato alla seta e inoltre è la sostanza che permette al cordoncino, se utilizziamo i cartoncini per conservarli nel tempo, permette al cordoncino di stabilizzarsi in un certo senso e quindi di non tornare a svolgersi una volta estratto dal cartoncino. Quindi diamo alcune passate attente ma generose di seta sul filo, stando attenti a non rompere la seta è delicata, stiamo pur sempre parlando di un materiale naturale, quindi non qualcosa di sintetico e molto robusto. Ne tagliamo una sezione sufficiente
Il blocchetto di legno ha una piccola fessura in questa posizione. Inseriamo il primo capo nella fessura. Saliamo, portiamo il filo dietro a questo chiodo in ottone e lo andiamo a fissare lateralmente sempre sul legno dove è stata praticata una ulteriore fessura e temporaneamente lo lasciamo in questa posizione. Prendiamo il pelo che ci serve, ne strappiamo una piccola quantità. Per realizzare i cordoncini nel metodo classico è sufficiente veramente una quantità minima, che non dobbiamo appesantire il corpo. Come abbiamo detto, deve essere una combinazione, un gioco di seta e di pelo insieme. In acqua danno un effetto bellissimo, è molto naturale. Andiamo a posizionare temporaneamente il pelo sul filo. Cerchiamo di dare già, utilizzando delle pinzette, una parvenza di conicità, quindi lasciando meno materiale in un punto e aumentando la quantità di materiale scendendo. Riprendiamo il nostro filo in seta, lo solleviamo dalla prima fessura, lo andiamo a sovrapporre alla prima sezione di filo e lo inseriamo all'interno della fessura iniziale sul basso del blocchetto. A questo punto solleviamo entrambi i capi con delicatezza, iniziamo a torcerli utilizzando pollice e indice e tenendo ancora fermo i capi di filo sul blocchetto. Non importa torcerli mortissimo, è sufficiente una leggera torsione. A questo punto solleviamo i capi dalla fessura e delicatamente vediamo che si forma il cordoncino. Come vedete è un cordoncino veramente delicato. Il dubbing si intravede, lascia intravedere il filo tra le spire. E questo è proprio quello che darà l'effetto traslucido in acqua una volta che viene utilizzato per realizzare il corpo. Ci saremo preparati in anticipo alcuni cartoncini con delle piccole tacche da un lato e dall'altro lato. Andiamo sotto al filo, solleviamo e andiamo a fissarlo sull'altra tacca. Tagliamo l'eccedenza sul retro. Il cordoncino è terminato e quindi ne possiamo realizzare diversi con la stessa combinazione di filo e di pelo. Possiamo realizzare cartoncini con diverse combinazioni di materiale, tenerli, conservarli pronti per l'uso. Ora andiamo a vedere come realizzare un altro cordoncino utilizzando dei materiali più moderni, materiali anche combinandoli con materiali sintetici. Qui utilizzeremo un filato di Semperfly, un filato già waxed, al quale però applicheremo lo stesso una leggera patina di cera, ed è un filato, è un 12 bar a 0, quindi abbastanza fine, nonostante questo è molto robusto. Ne preleviamo di nuovo una piccola sezione. Utilizziamo la nostra cera per aumentare l'adesività.
questo caso utilizziamo cera chiara in modo che non vada ad alterare il colore dei fili sempre. Come abbiamo fatto prima, inseriamo il primo capo nella fessura, portiamo in cima, fissiamo lateralmente e prepariamo il nostro dubbing. In questo caso utilizzeremo del sottopelo di topo muschiato, molto morbido, e dell'ice dubbing di Semperfly. Ne prendiamo una piccola quantità e iniziamo a miscelarlo. Ovviamente i dubbing possono essere già preparati in precedenza o dubbing che si trovano già miscelati in commercio. Andiamo a applicare la miscela sul filo, come abbiamo fatto in precedenza. Ci aiutiamo con le pinzette per distribuirlo. In questo caso possiamo aumentare la quantità di materiale e anche la lunghezza, se vogliamo un cordoncino più lungo e più ricco, indipendentemente dall'uso che ne vogliamo fare. Una volta che siamo soddisfatti della distribuzione del materiale, riprendiamo il filo, lo andiamo a sovrapporre all'altra sezione, lo inseriamo nel piccolo intaglio alla base e, come abbiamo fatto prima, iniziamo ad avvolgere e a torcere le due sezioni di filo. Siamo soddisfatti della torsione, liberiamo i fili, possiamo aumentare ancora la nostra torsione, eliminiamo eventuali eccedenze di materiale, prendiamo di nuovo il nostro cartoncino. Andiamo a fissare, tagliamo l'eccedenza di filo e abbiamo un dubbing miscelato tra naturale e sintetico. Avete visto come è semplice realizzare questi cordoncini in dubbing, questi dubbing brush, e come è semplice variare i materiali. Utilizzate la vostra fantasia per giocare con qualsiasi materiale, variate la tipologia di filo, variate la colorazione del filo, variate il tipo di dubbing che utilizzate, utilizzate dubbing naturali, miscelateli con sintetici, provate a fare cordoncini direttamente con materiali sintetici. Divertitevi in pratica. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere lasciando un like a questo video, iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di attivare quella campanella per ricevere tutte le notifiche ai futuri video. Inoltre, nella descrizione del video, qui in basso, troverete un link a un video tutorial su come realizzare una mosca semplicemente utilizzando i cordoncini di dubbing che avete appena visto in questo video. Grazie e alla prossima! Thank you.